Ciao amici e ciao amiche di NBA Passion, qui è Carmen che vi parla e state ascoltando il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto affronteremo insieme tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma tutte con un unico comune denominatore, l'impatto che hanno avuto sullo sport. Questa è la puntata numero 4 di questo podcast e purtroppo l'ultima di questa prima serie. Ma oggi parliamo di una questione che mi sta molto a cuore, devo dire, una questione vecchia come il mondo, di cui si è tanto parlato, che c'è sempre stata e che sempre ci sarà. Oggi vi parlo di cosa significa nel 2023 essere una donna che lavora come giornalista sportiva. Partiamo da una frase. Il basket è una cosa da uomini. Voi non avete idea di quante volte mi sono sentita dire questa frase in quanto donna che appunto segue e scrive di basket. Spesso e volentieri ricevo messaggi sui social, soprattutto dei direct su Instagram, magari allegati ai miei articoli, in cui mi viene detto che in quanto donna non posso seguire il basket, come se ci fosse un buon motivo a favore di questa argomentazione. Mi vengono fatte domande, quasi a testare quanto io sia preparata, perché per carità di Dio è impossibile che una donna possa essere competente in questo ambito, possa capirne realmente di sport. C'è chi mi accusa di non capirne nulla, solo perché sono in possesso di due cromosomi X, e invece altri che si complimentano e mi dicono che sono brava, sono veramente brava per essere una donna. Ed è qui che appunto si apre una polemica sul tema che vi dicevo prima, che non è vecchio ma vecchissimo, e sto parlando della presenza femminile nel giornalismo sportivo. Nonostante lo sport sia oggi diffusissimo anche nel mondo femminile, dobbiamo essere onesti perché la donna è ancora troppo lontana dall'essere un vero e proprio simbolo dello sport, che è da sempre associato ad una figura che possa essere il più maschile e virile possibile. Quindi, secondo me è interessante cercare di capire meglio la figura del giornalista al giorno d'oggi, ma ancora di più cosa significa essere in Italia una donna che parla di sport. Purtroppo la disparità di genere nelle redazioni giornalistiche, ma anche in realtà televisive e radiofoniche, che cambia qualcosa, è una questione ancora irrisolta. È vero, il giornalismo sportivo, soprattutto televisivo, sta andando incontro ad una forte femminilizzazione, questo sì, ma l'elevata visibilità femminile equivale ad un potere minimo e le redazioni continuano a pullulare di uomini. Non che sia una colpa essere un uomo che parla di sport, per carità, però è solo una constatazione, lo dimostrano i dati di fatto, purtroppo. Infatti, in Europa e in Nord America, le donne rappresentano in media soltanto il 10% della forza lavoro del giornalismo sportivo. Nonostante alcuni piccoli passi avanti rispetto al passato e nonostante lo sport si stia diffondendo appunto anche nel mondo femminile, le giornaliste donne continuano ad andare incontro ad alcune problematiche e le principali sono la mancanza di ruoli rilevanti, ma anche il paternalismo, che di conseguenza non le fa andare oltre il ruolo di spalla di altri colleghi maschi, oppure le mette in mostra come fossero un oggetto da esibire. E a fare da ciliegina sulla torta c'è anche la mancanza di competenza di alcune giornaliste. Che la presenza femminile sia non più un evento raro da osservare negli studi, questo non significa che l'obiettivo è stato raggiunto. Perché il riconoscimento della professionalità e della competenza delle donne che lavorano in un settore maschile e maschilista, perché è il caso di dirlo, è ancora lontano dall'essere riconosciuto. Che sia in studio, fuori da un palazzetto o da uno stadio, non c'è differenza. Il tifoso medio deve avere anche una bella donna da guardare, e perché no, magari anche da deridere e umiliare dopo una partita. Ma attenzione, perché deve essere una donna incompetente. Perché è ovvio che una giornalista esperta si fa rispettare, una con poca esperienza, giustamente, rimane lì a balbettare e niente di più. Purtroppo non è difficile vedere ragazze procaci e inesperte a fare brutte figure nelle TV locali e non, che spesso sono affiancate da conduttori uomini che gli si rivolgono con l'atteggiamento paternalistico di chi sta concedendo loro di dire qualcosa ma solo per pietà in quello che è un contesto appunto fatto di uomini in cui puoi accedere solo se sei di bell'aspetto. Basta accendere la TV per rendersene conto. Pullulano di ragazze bellissime ma inesperte, un po' allo sbaraglio, a volte anche imbarazzanti, messe lì per fare un po' di scena. E dire le cose come stanno non è fuori luogo e neanche eccessivo.
Dovremmo infatti domandarci perché in un contesto come quello del giornalismo sportivo vengono buttate avanti ragazze di bella presenza, ma spesso di poca sostanza, invece di conduttori più esperti e davvero appassionati. Quindi viene da chiedersi, ma mancano giornalisti sportivi da inviare sul campo? Ve lo dico io, no. Allora perché il giornalismo sportivo vuole la presenza femminile nonostante la scarsa preparazione, sfruttandone ovviamente la valenza estetica? E perché tutto ciò è mortificante per le giornaliste sportive competenti? Ecco, la domanda che dovremmo porci in questo caso è: che tipo di televisione vogliamo vedere, ma soprattutto che tipo di ruolo vogliamo assegnare alle donne? Il giornalismo italiano è in crisi qualitativa, è inutile che ci prendiamo in giro, soprattutto quello della carta stampata, che rincorre squallidamente le tendenze del momento pur di ottenere un po' di lettori. E questo lo sappiamo. Se poi si oscurano anche i diversi punti di vista dei veri professionisti, andiamo di male in peggio. E non è una questione di supportare o meno tale lotta sociale. E quindi è giunto il momento di affrontare il sessismo nel mondo del giornalismo sportivo da un altro punto di vista, che è quello della meritocrazia. Il maschilismo esiste nel mondo dello sport e questo è inutile negarlo, ma non dobbiamo andare a cercarlo nelle molestie che vengono mosse nei confronti delle giornaliste, perché quella è solo una squallida manifestazione di tutto ciò. Non è la causa, perché la causa sta altrove ed è un qualcosa, secondo me, di molto più serio. Ora, in tanti sicuramente potrebbero tirare fuori il classico discorso della parità di genere, magari dicendo cose tipo avete voluto la parità di genere, adesso non va bene. Ma in realtà le pari opportunità in questo caso non c'entrano proprio nulla, perché a centrare è qualcos'altro, e mi sto riferendo al patriarcato. Il settore del giornalismo sportivo non ha un target ben definito per quanto riguarda il pubblico, ma l'impostazione che gli viene data in televisione è pensata per spettatori maschi. Quindi è qui che diventa una cosa da uomini, come appunto dicevo prima. Ed è un caso abbastanza emblematico perché dimostra come la parità sia intesa solo come una questione d'immagine. E per questo la presenza delle donne è solo legata all'estetica. Quindi il corpo femminile viene sfruttato per compiacere continuamente lo sguardo maschile. In tanti potrebbero dire che la sensibilità riguardo alla questione femminile è cambiata. E invece, mi dispiace deludervi, ma il pregiudizio in base a cui le donne non sono in grado di competere con i propri colleghi maschi c'è ancora. Si vede, purtroppo. E si presenta soprattutto quando si commenta o si giudica una partita. Quindi l'integrazione femminile in tale settore va a sbattere contro lo stereotipo radicato in base a cui alle donne non frega niente di sport. Ma se, solo se anche gli interessasse, sarebbero comunque incompetenti per il semplice fatto di essere donne. Di conseguenza, l'aumento di donne che si avvicinano alla professione del giornalista nasconde la presenza di disuguaglianze sedimentate che si nascondono dietro l'angolo e poi escono all'improvviso. Quindi se guardaste qualsiasi format sportivo, veramente qualsiasi, vedreste quasi sempre la stessa tipologia di contenuto, tralasciando la presenza di battute umoristiche di dubbio gusto. In studio o in collegamento possiamo vedere tantissime figure femminili procaci e sorridenti che sono messe lì per essere date in pasto alla fantasia del tifoso medio. E meglio non parlare dei contenuti extra messi a disposizione da alcune piattaforme in streaming, dove il compito della giornalista sarebbe quello di intervistare un giocatore o un allenatore. Il problema è che quello che non vi dicono è che non vedrete un'intervista seria in cui si parla di sport. Piuttosto si può essere immersi, diciamo così, in un'atmosfera da te delle 5. Perché si sa, alla fine è meglio lasciare la donna a fare la bella e brava presentatrice, ma niente di più. In più, queste giovani ragazze vengono sempre affiancate a conduttori più esperti, che gli parlano con un tono di superiorità, che cela un ringraziami, ti sto facendo leggere i risultati. E per non parlare delle inquadrature, sempre più imbarazzanti, concentrate a catturare le scollature, le curve, rendendo ovviamente le donne degli strumenti per aumentare un po' l'audience. Ma perché questo modus operandi è problematico? Ovviamente perché non rende giustizia alle donne. Le ridicolizza, le sminuisce e non riconosce loro la loro professionalità. Per fare un esempio, prendiamo in considerazione un dettaglio molto rilevante. Quando finisce una partita e arriva il momento del commento tecnico, in studio ci sono solo uomini.
Bene, cara giornalista, hai fatto la tua comparsa, ti sei fatta vedere, ora la parte importante, il commento tecnico, la lasciamo ai tuoi colleghi maschi, perché pur sempre è una cosa da uomini questa. Tremendo, veramente tremendo. L'oggettificazione della figura femminile è comunque una forma di molestia ed è nociva allo stesso modo di un palpeggiamento o un commento non richiesto. I canali televisivi che si basano su mettere in mostra i corpi femminili sessualizzati testimoniano quanto la mentalità patriarcale che c'è dietro sia frutto di una società marcia, perché lo sport è per tutti e non oggettifica. Personalmente, da donna io stessa, credo che ogni donna dovrebbe essere libera di esprimersi come meglio crede, anche e soprattutto esteticamente, nell'ambito in cui si muove. Sempre con decenza e rispetto, aggiungerei, e già il fatto che io debba specificarlo fa capire molte cose. Quindi il corpo diventa il mezzo più efficace per raggiungere uno scopo, che nel mondo del lavoro è sempre lo stesso, quindi farsi conoscere e affermarsi nel proprio settore, qualunque esso sia. Il corpo viene quindi messo un po' in più o anche a volte solo in risalto, in base alle doti ovviamente richieste per svolgere un determinato lavoro. Ogni donna dovrebbe essere libera di esprimere la propria personalità curando la sua estetica e dovrebbe esserlo alla pari di un uomo. Quindi non parlerò di cosa sia giusto indossare o quanto sia giusto truccarsi per fare questo lavoro, perché non mi compete, non è questo il centro del discorso. È importante però capire quando l'aspetto esteriore è l'unica parte di noi che scegliamo di mettere in mostra, senza affinare le qualità e le doti che la professione del giornalista ovviamente richiede. E che quando è così abbiamo un problema. E il mestiere del giornalista, soprattutto un giornalista sportivo, è un mestiere in continua evoluzione. È inutile negare che siamo chi mostriamo e che diventiamo ciò che vogliamo ci caratterizzi agli occhi degli altri. Ci saranno sempre pareri contrastanti e discordanti, ma gli altri non possono pensare di noi ciò che non trasmettiamo. Ma al giorno d'oggi, quanto è difficile per una donna competente entrare nel mondo del giornalismo sportivo? In realtà, la domanda da porsi non è questa. Piuttosto, dobbiamo chiederci: una donna competente che vuole entrare nel mondo del giornalismo sportivo, quali compromessi deve accettare? Visto come tira il vento nel lavoro, le giornaliste sportive ormai sanno che per realizzarsi in questo ambito non gli basterà semplicemente essere competenti e preparate. E no, neanche raccomandate. Al giorno d'oggi bisogna essere seducenti, quasi come se fosse un concorso di bellezza. Ed è per questo che molte ragazze diventano ossessionate dal loro aspetto fisico, oppure da come appaiono davanti alla telecamera, anzi forse soprattutto da questo, perché la competenza passa in secondo piano, perché c'è o non c'è, alla fine comunque non viene riconosciuta. Una donna deve sempre dimostrare di più rispetto ad un uomo, ma le donne sanno fare il proprio mestiere, anche quando si tratta di sport, fidatevi, e il punto sta tutto lì. Non si tratta di costruire trasmissioni sportive da maschi per maschi. Si tratta di andare oltre l'idea della donna oggetto e di riconoscere finalmente la preparazione femminile. Quindi non si arriva per caso a svolgere un lavoro senza tenacia e passione. Siamo in un'era in cui domina il narcisismo e l'immagine ha sempre più peso. Ma una presenza esteticamente apprezzabile non deve diventare motivo di discriminazione, perché le donne competenti devono avere anche una possibilità. Senza essere ostacolate dal pregiudizio che certe possibilità non si possano ricoprire a causa del desiderio di costruirsi una famiglia, perché questo è un altro grande problema. Infatti, le donne sono escluse dai ruoli di responsabilità più rappresentate negli statuti precari e più frequentemente nubili o senza figli rispetto ai colleghi uomini. Dunque, nel giornalismo l'apertura alle donne viene eseguita in base a varie condizioni. Prima di tutto bisogna mantenere una distinzione tra giornalisti e giornaliste per differenziarne le pratiche. In secondo luogo si passa ad una distribuzione gerarchica dei ruoli. Agli uomini assegniamo cronaca sportiva, competenza tecnica, sport popolari e squadre principali. E alle donne? Quello che resta, che poi è molto poco. E di conseguenza è impossibile ottenere lo stesso riconoscimento finanziario e questo sistema, sia chiaro, l'hanno accettato tutti, anche chi oggi ci si scaglia contro. Ma per denunciare una volta per tutte il sessismo nello sport, cerchiamo di essere seri e coerenti. Perché
poniamoci delle domande intelligenti, cerchiamo di capire qual è il ruolo delle donne in questo ambito, quali ostacoli dobbiamo affrontare. Quindi smettiamo di farci andare bene che un'inviata debba essere esteticamente perfetta e nient'altro, perché alla fine è così che funziona. Tutti lo sanno, tutti lo accettano e tutti lo sfruttano. Dunque, per giungere ad una conclusione, il maschiocentrismo nel giornalismo sportivo è ancora presente, ma qualsiasi giovane donna voglia intraprendere questo lavoro non deve farsi intimorire, perché se una donna deve faticare il triplo per ottenere rispetto e riconoscimenti, allora ottiene anche il triplo della soddisfazione ad obiettivo raggiunto. Essere donna non deve essere un motivo per metterne in discussione le capacità, ma in nessun ambito, soprattutto lavorativo. Dovrebbe finire l'epoca delle donne umiliate, usate in modalità specchietti, mandate così allo sbaraglio e costrette a recitare un ruolo che non gli appartiene soltanto per accontentare il tifoso medio. Perché un palpeggiamento o un commento non richiesto sono una molestia, ovviamente. Ma una donna inesperta, piazzata in un programma sportivo solo per fare scena, è parte di una cultura molesta che andrebbe estirpata in maniera irreversibile. Infatti, non pensate anche voi che ci sia una sorta di scetticismo nei confronti delle donne competenti che si approcciano ad un mondo prettamente maschile? Che nello sport esiste e resiste al maschilismo è evidente e purtroppo considerato anche normale. Quindi, in un mondo che è sempre appartenuto agli uomini e tutt'oggi si alimenta dell'interesse prettamente maschile, è naturale che ci siano questi tipi di meccanismi. Ma il modo migliore per esorcizzarli non sta nel condannare ogni piccolo cenno di molestia, ma nel valorizzare il merito e non l'immagine, quindi nello scegliere giornaliste competenti, non ragazze che intrattengano e basta. Il successo di una donna in un campo considerato maschile fa paura, perché mette in discussione gli stereotipi su cui la cultura maschilista ha fondato le sue basi, e tale cultura ha un certo peso in una società patriarcale. Metterla in discussione significa quindi aprirsi ad un futuro diverso e rinunciare anche a privilegi che sono stati esclusivi fino ad ora. Ma non credo di essere l'unica a pensarla così. Secondo me è il caso di far sentire l'opinione delle donne che lavorano in questo settore, perché le rivoluzioni iniziano sempre da una singola voce e poi chi è di dovere deve farle eco.